Ciao a tutti, mi vedete nella stessa postazione dell'ultimo video che ho girato. Oltretutto è una delle mie postazioni invernali perché appunto sono nella casina invernale di mio marito. Stasera andiamo a teatro, però non vi immaginate chissà cosa, cioè è un teatro semplice, tranquillo, non è di quelli delle grandi città dove magari la gente va tutta in gingheri, tutta cambiata, tutta. No, per cui comunque andrò jeans e felpa, una felpa che amo, che mi piace tantissimo, però insomma non starò a cambiarmi chissà come. Però ho detto, vabbè, è tanto che non faccio un get ready un po' più a modino sul vlog e quindi eccomi qua a condividere questo get ready con voi e voglio provare un pastrocchio, uno dei miei pastrocchi, tanto ormai mi conoscete, lo sapete come sono. Voglio provare. Sono un pochino lontana, quindi mi aiuterò anche con questo specchio qua, che è uno specchio illuminato e che ingrandisce. Ho già il mascara perché ho appena registrato il video dove vi mostro la differenza fra il Pupavamp e il Big Phenomenal di Avon, quindi se non l'avete visto questo video andate a vederlo qui sempre sul canale. Poi mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un pollicino in su. E commentate, sempre con gentilezza. Ovviamente mi potete dire anche che non vi piace il mio trucco, però la gentilezza è d'obbligo, ragazzi. Allora, io oggi voglio provare, vabbè, a parte voglio un po' strucchiare un po' con la base, quindi cominciamo con l'applicare un pochino di correttore. Io uso il Maybelline. Dopo vi metterò giù in descrizione i prodotti che ho usato e, come ho già detto anche nell'altro video, finalmente adesso potete ordinare prodotti Avon anche da me, dal mio store direttamente, e giù vi metto il link. Il bello è che voi li ordinate da me, li pagate per conto vostro e vi arrivano a casa. Dice, allora, perché dobbiamo ordinare da te? No, ordinateli dove vi pare, se avete una presentatrice vicina, ordinateli pure dalla vostra presentatrice di fiducia. Però se non avete una presentatrice, vi piace il mio modo di fare, vi piacciono i miei video sui cataloghi Avon, quando vi spiego le cose, insomma, gli spacchettamenti, e dite, ah guarda, come mi piace, mi sta simpatica, voglio comprare da lei, lo potete fare. Tutto qui. Allora, ho dato un po' di questo correttore di Maybelline, che vi dico la verità, fra tutti i correttori che ho provato, gira e gira, è quello che ha un rapporto qualità-prezzo migliore per i miei gusti, poi qui invece questo è il correttore in stick di Avon Luxe, questo è cremoso, quindi non lo do qui sotto perché è troppo, un pochino troppo cremosino, e per quanto sia comunque un correttore antietà, allora io cercherò di guardarmi, mi sto guardando nell'iPad che è tutta un'altra vita, ragazzi, fare i video invece che col telefono, perché comunque un pochino più grande mi ci vedo un po' meglio, però comunque per andare nel particolare è bene che mi guardi nel mio specchietto ingranditore. Comunque anche questo qua, ora voi da lì non lo vedete perché siete lontani, anche questo correttore qui che è l'Instant Anti-Age di Maybelline mi si è infilato nelle rughette. Sto cominciando a pensare, ragazzi, che sia veramente impossibile, ma proprio impossibile, usare il correttore su una pelle secca e segnata come la mia, senza dare prima un primer, il famoso tura pori, il tura pori, tura rughe, tura tutto, ma io non ce l'ho, mi si è già seccato tantissimo, ma proprio tanto, c'ho già tutto l'occhio sotto segnato. Vabbè, allora procediamo, voglio provare il pastrocchio, questo qua, che la boccettina non è quella di ciò che contiene. Allora, spero di riuscire a farvi vedere. Vedete? Allora, io in uno video vi avevo fatto vedere che usavo
il fondotinta Flawless, quello di Avon Ultra Matte, che non solo è chiarissimo per la mia pelle, ma è anche un pochino troppo asciutto. Vedete, è proprio sbagliato colore, qui ve l'avevo già detto. Ho sbagliato completamente colore. Ora, almeno qui dintorno agli occhi, cerco di andare. L'ho preso troppo chiaro, ma anche questo ho già riordinato finalmente il mio fondotinta preferito, cioè il Luxe, sempre di Avon, però il Luxe, che è per pelli comunque è più setoso e più morbido. Quindi questo qui, oltre ad aver cannato colore, che ho fatto, e essendo così secco, ho fatto un tentativo, ho detto vabbè, ci mescolo un po' di crema, la pomata Lumachina, non so se, sì, sicuramente ve l'ho fatta vedere, non so se l'avete vista voi. Allora, io qua in compenso mi rendo conto che ho il mento tutto rosso e pieno di bollicine, adesso che mi vedo da vicino, e potrebbe derivare dai pastrocchi di skincare che sto facendo, eh? Ci può stare. Passo, salto di palo in frasca, quindi. Allora, vi dicevo che l'ho diluito ci ho aggiunto un pochino di pomata Lumachina per vedere se, tiriamo indietro i capelli perché non li vorrei macchiare, un po' di pomata Lumachina per ammorbidirlo un po', perché effettivamente è troppo secco per la mia pelle. Ah, volevo provare anche a settare con la cipria in polvere libera, che praticamente non la uso mai. E cosa ho fatto? L'ho dimenticata di là nel bagno, dove adesso c'è mio marito, che poverino non voglio andare a rompergli le scatole, eh. Sto usando un po' questo fondotinta. Impastrocchiato, nell'attesa poi che arrivi il Luxe. Ora, anche il Luxe poi, siccome ero molto indecisa sul colore, sia per me che per una cliente, ne ho presi due simili. E poi a lei farò scegliere quello che preferisce. Io terrò l'altro. Perché l'unico difetto di Avon è che il colore, ovviamente, a meno che uno non abbia comprato tutti, tutti, tutti i campioncini, non lo si può provare. Anche, ma è impossibile comprare tutti i campioncini, per esempio del Luxe, non li fanno nemmeno. Poi adesso sono usciti, cioè ci sono non so quanti tipi di fondotinta, da quello più economico a quello più caro, quello a lunga durata, quello per pelle giovane, quello per pelle secca, quello, cioè, ce ne abbiamo veramente tanti, che se uno li dovesse comprare tutti, anche campioncini, sarebbe veramente un lavorone, eh? Ah sì, sono piena di bollicine. Il dubbio è, sarà la skincare o sarà che ho ricominciato a mangiare il pomodoro come se non ci fosse un domani? Scherzaci. Allora, scusate, mi guardo un po' meglio. Lo so che bisognerebbe andare fino qua, ma io proprio una cosa. Infatti quasi mai uso il fondotinta, proprio perché detesto, detesto andarmi a impatacare tutti i capelli e tutta l'attaccatura dei capelli. Diciamo che mi salvo, perché poi quando me li sciolgo mi stanno giù tutti un po' così, e allora. Poi sto notando che oggi mi ero anche depilata le sopracciglia e ce ne ho lasciati i mezzi. Vabbè. Tanto ormai voi mi conoscete, no? Dunque, parliamo di questo pastrocchio che ho fatto. Il fatto che l'abbia diluito con la crema lo rende un pochino meno secco, però ovviamente il colore continua a essere completamente sbagliato per me. Completamente troppo bianco, e non solo, nonostante tutto è già secco.
si vedono già le pellicine. Oltretutto io comunque mi sto anche curando, mi sto idratando. Prima mi ero data circa un paio di ore fa, mi sono data anche questa qua, che la danno come perfezionatore eye definition del dottor Manuka, cioè la danno come una crema che comunque fa un effetto immediato, tensore, quindi io l'avevo presa proprio per dare. Ops, manca poco, mi cade tutto. L'avevo presa proprio per darla prima di truccarmi. Però anche questa se l'è bevuta completamente. Vabbè, questo è. Provo ad avvicinarmi un po'. Non so se riuscite ad apprezzare, ma vabbè, non è il massimo. Non ho fatto un gran lavoro con questa base. Ho prodotti sbagliati per me, per la mia pelle. Eh sì, anche il correttore proprio. Vabbè, ma proseguiamo. Allora, questo è un altro correttore sempre di Avon, è quello giallo, che loro lo danno come correttore per le occhiaie, ma io invece lo uso in questa zona qua dell'occhio. Ora sto pastrocchiando anche perché non volevo togliere il mascara che ho già applicato, perché sennò di solito ci vado un pochino più tranquilla. Lo voglio dare qui, poi lo do magari un po' qui come illuminante. Un po' qui sul contorno delle labbra. Qua non vado a darlo, ragazzi, perché sennò tanto mi si impasta tutto, ormai lo so. E adesso lo lavoriamo un po', andiamo a stendere un pochino con questa spugnetta. Vedete, quasi, cioè, è già quasi sparito. Ho anche il pennellino qui per il. Ok, questo è per il correttore. Lo vado a sfumare un pochino. Vedete? Che effetto luminoso già che fa, quasi quasi lo do anche sull'arcata, non credo che ci stia male. No, questo ce l'ho già dato, vediamolo un po' anche qua, cioè fa proprio un effetto super super luminoso. Dimenticato la cipria, magari. Vabbè. Tutte e due poi, sia quella in polvere libera che quella in perle, che le tengo in un cassettino. E che poi col fatto appunto che ho la pelle secca, che spesso non uso nemmeno la base, ultimamente a volte proprio mi trucco che non do niente. Scordo proprio di darla, cioè la uso veramente quasi mai. Ok, in compenso forse ho la terra. Questo è il blush. Bene, non ho preso neanche gli ombretti, neanche la terra ho preso. Ok, ho lasciato tutto di là. Terra, perle, cipria, è tutto di là nel bagno. Non me la do. Fra l'altro ho lasciato quasi tutti gli ombretti qua, ho solo il mocha latte, quindi come mi truccherò? Con il mocha latte.
poverino, cioè non voglio andare a rompere le scatole a mio marito, che è lì che fa il bagno, quindi vabbè, si dà un po' di blush e via. Fatta le gotine proprio stile Heidi. Pettinatina intanto alle sopracciglia. Questo non è che avrebbero bisogno di una mano un po' più esperta. E io gli sono toccata le mie sopracciglia. Quindi procediamo con la matita. Allora, la matita io adoro questa, sempre di Avon, la Big Skinny. Avevo comprato una di Avril, ma veramente fa pena, cola dopo mezz'ora, ma neanche, e scrivenza pari a zero. Questa qui invece mi piace molto, peccato che non è quasi mai in offerta, che comunque anche a prezzo pieno mi sembra costi 6 euro, non è che sta, che è questa. Questo quindi è Waterproof Precision Coal Eyeliner. E si può usare appunto anche dentro la rima dell'occhio. E questo dura parecchio, eh? Ci vedo abbastanza male a darmelo così. Scusatemi. Non mi vedete più. Anche di qua. Ne ho dato poco, però si può anche rinforzare ulteriormente. Però lasciamo stare, diciamo che va bene così. A questo punto passiamo all'ombretto. E usiamo questi qui, molto molto naturali. Anche perché volendo, tutte le altre palette le ho lasciate tutte di là. Quindi, dunque, io visto che stasera voglio rimanere tranquilla, veramente forse è la volta buona che riesco a fare un trucco sobrio, non userò il numero 3, vedete sono numerati, il numero 3 è quello sbrilluccicoso, ho deciso di usare solo i colori opachi. Quindi vado a prendere il numero 2, questo, e lo applico. Più o meno su tutta la palpebra mobile. Fatemi dare un'occhiata anche più da vicino. Tra l'altro questa palette è molto molto bella. È proprio la Mocha Latte dell'Avon True, che io ho usato sempre pochissimo perché è difficile che abbia voglia di truccarmi con questi toni così del marrone. Così sobria, insomma, è difficile che io sia sobria, ragazzi, ormai se mi seguite da un po' lo sapete. Poi io l'alzerei ancora un capellino, qua, che lo sapete che quando la palpebra comincia a calare, se la portate un po' su, a prendere con questo pennellino qui, vedete che è un po' più di precisione, questa parte
parte scura che la vado a dare nell'angolino qui. Ovviamente perché ci vorrebbero le guide quelle per stare più un po' se si rimedia un po' il danno. D'altra parte, cioè, quando mi trucco vicino allo specchio senza guardarmi nell'iPad o nel telefono, un capellino più brava sono, effettivamente questa palette mi sta molto bene. Lo so, che non me lo dovrei dire da sola. Però effettivamente è veramente bella. Ho preso anche quella, la Sofix Spice, mi sembra, della Makeup Revolution, che anche quella è bella, ma c'ho dei colori interessanti, però i marroni secondo me non sono belli come questi. La tonalità sul marrone mi sembrano più belle queste qui. Vabbè, ho pastrocchiato. Ho pastrocchiato, andiamo un pochino qua, non ci sto vedendo molto bene di quello che sto facendo. Proviamo un attimo a tamponare qua. Fondotinta e non se ne parla più, per vedere se si copre il danno. Infatti molte, ormai ho visto che è una cosa che fanno veramente in tante, che prima si truccano gli occhi e poi vanno di fondotinta. Però io sono un po' imbranatina, cioè comunque mi torna strano andare di fondotinta dopo, però effettivamente ha un suo perché, eh. Giustamente adesso ci sto tornando sopra e mi va a togliere quello che avevo già messo perché non è molto stratificabile. Avendo aggiunto probabilmente è un fondotinta ipercoprente alla prima e poi ci ho aggiunto anche la crema, quindi non può fare molte stratificazioni. Ormai è andata così. Se volete vedere che 3D with me perfetti, andate sui siti delle makeup artist professioniste. Tra l'altro anch'io ne seguo diversi di questi siti, però quelle che guardo più spesso in assoluto sono Giulia Cova, Clio e Ari Chioba, sono quelle che guardo di più. Poi guardo anche Ola's Page perché Ola, non mi ricordo come si chiama il canale, comunque si chiama Ola. Guardo anche lei perché siamo un po' più coetanee, quindi a volte dici magari la persona che ha la tua età ti dà anche il consiglio un pochino più adeguato a te, alla tua pelle. Bene, adesso si va a dare questo qua chiaro, dove già avevo messo il correttore, lo vado a rinforzare con questo qui che è luminosissimo. A me piace tanto, tanto, tanto. Lo vado a sfumare e poi lo applico un pochino anche qua su, nella parte alta, e sfumo. Facciamo pari per gli occhi, vado
vado a riapplicare questo qui, il Big Phenomenal, che l'ho messo sull'altro occhio, lo vado a mettere anche di qua perché di qua ho messo il Pupa Vamp che non è waterproof e siccome stasera piove a dirotto, se mi ci va una goccia sopra magari se ci do questo lo proteggo un po' di più. Ora direi che stasera poi diventerò un po' più matta con lo struccato. Ma ero stata brava prima, ero riuscita a non impatacarmi, mi sa che ora la patacchina sulla palpebra me la sono fatta. Vabbè. Che io ora come struccato ho questo qui, il Clean Break della Distillery, che mi ci trovo abbastanza bene, anche se il mascara waterproof alla prima non viene, quindi va massaggiato un pochino. Poi l'ideale sarebbe usare il dischetto di cotone, ma sto cercando di non usare dischetti, quindi ho un'altra spugnina e tampono, tampono, però non c'ho tanta pazienza io, per struccare, vedete? Questo è, questa è la consistenza. Si prende, si massaggia, non ha quasi profumo, è molto naturale. Mi sto trovando abbastanza bene, devo dire. Però ecco, il trucco waterproof, ci vuole quello proprio apposta, eh. A questo punto c'è da scegliere il rossetto. Io ho questo, vabbè. Però il Ruby Woo, che è bello, va su tutto. A parte ormai c'ho da cenare e non me lo do prima di cena questo lì, perché giusto per farvi vedere il trucco finito, c'ho questo che non mi ci dice per niente, che è il Tailored to Tease, la tinta lab sempre di MAC. Poi ho questi due di Avon. Ma questo, non lo so, stasera dopo, per uscire dopo magari non ci sta neanche male, eh? E questo invece è quello lucido liquido, magari per terminare il trucco mi do questo. E poi ho quest'altro stupendo di Alchemilla, guardate com'è, che è molto estivo, ha un profumo, però ecco questo qui purtroppo mi va un po' a giro per il mondo. Facciamo così, allora mi do questo qui, la matita verde, mi metto un po' di questo qua, tranquillo, tranquillo, questo qui trasparente, color nude, via, giusto per finire il trucco. Dopo cena magari decido se ridarmi lo stesso o se darmi qualcos'altro. Sto aspettando in gloria che mi torni la tinta labbra Orange You Happy, che è la mia preferita, perché è una via di mezzo tra il rosso e l'arancio, però è un arancio freddo, non è un arancio caldo e è bellissima secondo me. Quelli che erano diventati mori con qualche toppa stanno scaricando, quindi stanno ritornando quasi rossicci, vabbè, non si sa di che colore siano. Quindi io vi saluto, vi ringrazio della compagnia, vi do appuntamento a un altro video, sempre qui sul vlog di Arasulè, oppure proprio su Arasulè SMR, se vi piace anche la tipologia SMR come video. Ciao!